Ciao ragazzi, parliamo oggi di Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, un gioco arcade rilasciato da Capcom nel 1998, quindi tarda era arcade. È il quinto Pikachu prodotto da Capcom con licenza per utilizzo di fumetti, dei personaggi dei fumetti Marvel, e il terzo ad utilizzare personaggi della Capcom. A differenza però di X-Men vs. Street Fighter e Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, questo gioco presenta personaggi anche da altri giochi Capcom, come per esempio Mega Man e Strider. Quindi non utilizza solamente personaggi provenienti dall'universo di Street Fighter. Quindi diciamo che Capcom si fa un po' di pubblicità. Ci sono 15 personaggi, se non ricordo male, di cui 7 sono lato Marvel e 8 sono lato Capcom. Quindi vabbè, c'è una bella varietà di scelte di personaggi, diciamo così. E poi c'è il boss finale, che è Outsloth, che io ho trovato impossibile. Evidentemente ci sarà un modo per combatterlo. Vabbè, questo ci arriviamo un pochino più avanti. Questo è un video diverso dal solito, nel senso che non faccio una video recensione e poi faccio una specie di gameplay, di long run. Questa volta voglio provare a fare una via di mezzo, nel senso che voglio dare le mie impressioni all'inizio del video e poi basta, nel senso che poi uno va avanti, io dico ciao, ci vediamo, magari subentro alla fine parlando del boss finale, lo faccio giocare e poi appunto, come dico due parole. Voglio vedere così, un po' diverso dal solito, per non fare due video pressoché identici. Quindi alla fine, se uno vuole sentire le cavolate che dico, mette in muto, si guarda il gameplay, o viceversa ascolta solo quando parlo e poi non vede la parte che, come dire, che è giocata e non narrata, tra virgolette. Cosa dire del gioco? Il gioco è bellissimo, nel senso non ho trovato onestamente dei difetti, nel senso che cosa dire, la grafica lo vedete voi stessi, è bellissimo, il gioco gira a 50-60 frame per secondo. Io lo so perché il mio programma di acquisizione registra 30, avevo provato a registrare a 50, ma avete detto cosa, non è andato a buon fine, quindi magari non risulta fluidissimo. Fidatevi, il gioco giocato è fluidissimo, perché comunque il frame rate è quello lì. Che dire, i personaggi sono bellissimi perché sono vari, appunto avendo un universo di personaggi molto ampio da cui scegliere, potete veramente sbizzarrirvi, sono tutti belli, hanno tutti un bel set di boss, se avete giocato anche i capitoli precedenti li conoscete quasi tutti. Anzi, è bello anche poter usare personaggi che non avete mai usato, come magari Mega Man o, che ne so, Morrigan, l'abbiamo già usato in altri giochi. In più, questo qua è ovviamente un tag, cioè il tag team, quindi avete comunque un compagno da usare e su cui potete fare anche la dual combo, cioè la mossa combinata. Avete anche un terzo personaggio che però è scelto dal computer e che vi dà supporto, nel senso magari per fare un combo breaker da parte del nemico lo chiamate e vi dà una mano, cioè lo colpisce un paio di volte e poi se ne va fuori dalle scatole. Però comunque è un'aggiunta in più, è un modo per rendere ancora più ricco il gioco, perché questi personaggi che vengono scelti random sono parecchi, sono penso una ventina. Che dire, appunto, dicevo, praticamente per me è eccelso. Chiaramente siamo comunque nel 98, quindi voglio dire, è quello che si aspetta da un gioco che è arrivato quasi l'anno 2000. Le animazioni sono fantastiche, le super mosse sono esagerate, grafica coloratissima, la musica è bella anche la musica, sempre incalzante, bella vivace, quindi anche gli effetti sonori sono molto belli, non si può dire niente. Giocabilità, solita giocabilità di questi giochi da capo, quindi a mio avviso top. Devo dire che io ho fatto molta fatica, sto facendo questa mossa che me l'ero persa di Morrigan, non so quando è che l'ho fatta. Devo dire che pensavo di avere meno difficoltà a usare l'arcade stick. Pensavo che passando dalla, come si dice, dalla tastiera all'arcade stick avrei avuto molto meno difficoltà ad andare avanti con un gioco del genere, invece non è stato, anzi, se possibile faccio quasi più fatica che a giocare con la tastiera. Non so perché, onestamente, forse devo calibrarlo meglio, forse sbaglio qualcosa nella configurazione, è una cosa che comunque mi metterò a fare, oltre all'aggiornamento dei driver che penso che devo fare in ogni caso. Non lo so, forse serve solo un po' più di esercizio, ma sai che i risultati sono gli stessi che ottenevo con la tastiera, anzi forse addirittura faccio peggio, nel senso che anche la classica Fireball di Ryu, non so, le prime volte mi usciva, adesso non riesco più a farla, eppure il movimento lo conosco bene dopo 30 anni di arcade stick, voglio dire, no? Di smanettamenti. Comunque vabbè, è una cosa su cui ci lavorerò, ecco, pensavo di avere meno fatica, fatto sta che appunto
Sono arrivato al boss finale e qua mi ha legnato, cioè nel senso che non riesco veramente a capire come debba farlo, nel senso che per miracolo una volta sono riuscito ad arrivarci vicino. In realtà la volta scorsa che a cui avevo giocato ero riuscito a battere la prima versione di Onslaught, che vuol dire assalto, e che in realtà è un'unione tra Magneto e come si chiama quell'altro, insomma il capitano, sono quello dei buoni, diciamo così, non mi viene in mente il nome, scusatemi. Quindi comunque è chiaro che sia un boss forte, lo posso capire, però insomma, per me è veramente impossibile, cioè se non capisci qual è, cosa devi fare, ti distruggi in 3 secondi, 3 di numero. Soprattutto questa prima parte c'è una seconda versione ancora più grossa, in realtà questa cosa qua c'era anche di Smash vs Street Fighter, non so se vi ricordo, c'era questo boss enorme dietro, questa non è mica così difficile, io quello là l'ho battuto, magari perdevo una volta, due volte, qua non c'è proprio questo, non ci arrivo manco vicino. Detto questo, evidentemente, non so, sono io che devo essere più bravo a fare un pochino più di allenamento. Questo gioco è interessante anche perché ci sono un po' di personaggi segreti. Nel senso, ce ne sono, se non ricordo male, guarda, ce ne sono 6, quindi 3 lato Marvel e 3 lato Capcom. Quindi ce ne sono War Machine Hyper, High Speed Venom, un Hulk speciale, una Lilith Morrigan, diciamo speciale in modalità Lilith, una Shadow Lady che è un Chun-Li fatta in modo diverso, e poi un Rollo che è un personaggio completamente nuovo. E sono bellissimi da provare, ne ho provato, chiaramente sono nascosti, quindi c'è una combinazione di tasti per riuscirci, ma beh, nel senso niente di che, alla selezione del personaggio, fate questa combinazione di tasti e li sbloccate. Io ho giocato ieri con il Venom speciale e devo dire che è un Venom decisamente potenziato rispetto a quello base che già di per sé è forte. Quindi pensavo di fare prossimamente un video solo con questi personaggi speciali, così li vediamo tutti e li proviamo. Detto questo, io vi lascio al gameplay, che secondo me è veramente godibile perché il gioco è davvero 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 bello. E niente, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti!
Spider-Man, Magneto, ready, fight!
Ready. Con quello faccio di l'audio con una tasca. Ho aspettato tutto a posto, però ho fatto il video di cazzo su niente. Cazzi, non ho idea. Ho vinto, capellini. Grazie. Sono due donne del gioco. Hai visto? Sai che sono due donne. Storm. Sì, ma fantastico. Morrigan. Ikuwa yo. Ready. Fight. Yeah.
Spider-Man so wins. Hey, that girl, Friday! Select your hero. Green. Strider Hindu. Devilon. Ready. Fight. Morgan, win! Let's go, Payday! 8, 7, 6, 5, 4, let's go, Payday! Select your hero. Venom. Morgan. Kung-Fu! Ready. Fight. Morgan, win! Cyclops! We are Venom! I am Onslaught! Ready! Fight!
Ecco, come te sono arrivato qua, ci provo ancora un paio di volte, ma niente, ho provato tutti i personaggi, quasi tutti li ho provati per capire se magari ce n'era qualcuno un pochino più adatto. Addirittura ho usato Zangief, che penso non avrò mai usato in questo genere di gioco, ma magari più resistente, non lo so, può fare, ma che, ho usato due ciccioni, Hulk e Zangief, non c'è stato verso, niente da fare. Però ecco, sono conti di sospeso, quindi appena sistemo un po' col joypad ci riproverò. Ho detto l'altra volta che si giochi qua da Marvel non facili rispetto a Last Blade e come si chiama, Samurai Showdown 4. Mannaggia, questi sono più facili, adesso non c'è paragone, no? Perché almeno arrivo al boss finale. Però insomma, basta, è finito il mio cameo. Un saluto, ciao. Danger! KO! Onslaught, win!